Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video, attrezzature, macchine da giardino, serie professionale. Siamo ad ottobre, oggi ci sono 30 gradi, pazzesco. Ancora andiamo con i tagli e proprio oggi vi volevo far vedere la nuova arrivata Grinder 0 SHVV di Marina System. Già vi avevo parlato di Marina System, vi avevo fatto vedere il mio arieggiatore Verticat con cui mi trovo benissimo, leggerissimo. Oggi vi volevo far vedere questo rasaerba top di gamma di Marina System, oltretutto made in Italy. Infatti questo rasaerba è costruito interamente in Italia, quindi dovremmo andarne anche orgogliosi per il fatto che ancora ci sono aziende che puntano al made in Italy, ma soprattutto riescono a darci prodotti di eccellenza. Allora, partiamo subito con questo rasaerba, vi parlo un po' delle caratteristiche tecniche e poi andiamo assolutamente a provarlo. Allora, innanzitutto partiamo da un modello top di gamma. Marina System ne produce diversi modelli con motore cooler, motore Kawasaki e motore Honda. In questo caso abbiamo un motore Honda GVC 200 da 201 cc, quindi un motore altamente prestante, visto che questo rasaerba fa mulching, esclusivamente mulching e non raccolta. Come vedete, infatti non abbiamo il cesto di raccolta, ma abbiamo un grande piatto con scocca in acciaio inox resistente e garantita per 10 anni contro la ruggine. Infatti una pecca di molti rasaerba è quello appunto che dopo anni si arrugginisce il piatto e spesso si buca e son da buttare. Questo rasaerba ha una larghezza di 52 cm di taglio, la scocca è un pezzo unico rinforzato ai bordi e quindi non ci sono saldature ulteriori, ma è un pezzo unico, quindi questo ci garantisce anche un'ottima affidabilità del prodotto. Particolarità di questo piatto, vedete che è molto alto. Perché? Perché il mulching, chi lo fa e chi conosce le macchine, dobbiate sapere che il piatto è una delle cose più importanti. Il piatto a cupola comunque molto alto ci permette di convogliare l'erba all'interno, quindi trattenerla all'interno e polverizzarla. Quindi anche se noi lavoriamo in condizioni di erba molto alta, questo rasaerba ci permette appunto di fare un ottimo mulching, quindi poi di non lasciare residuo. Sapete che il mulching comunque va sempre eseguito correttamente, non aspettiamoci di entrare in tappeti erbosi con erba altissima, perché poi roviniamo il prato. Quindi lavora molto bene anche con altezze discrete, però se vogliamo un bel prato ricordiamoci sempre di tagliarlo correttamente. Questo al di là del rasaerba che è prestante, però anche per la salute del nostro tappeto erboso non andiamo a scalparlo ogni volta. Comunque, tralasciando questo aspetto qua, che comunque è molto importante, la particolarità di questo rasaerba sono anche le ruote. Abbiamo delle ruote pivotanti qua davanti, molto interessanti. Questo perché innanzitutto ci garantiscono una comodità nella guida del rasaerba, perché non stiamo, quando troviamo degli ostacoli, non stiamo a sollevare le stegole, girarci come spesso accade, e questo è molto faticoso. Invece grazie alle ruote pivotanti questo ci permette di ruotare il rasaerba o comunque di deviare su aiuole o alberi, e quindi il movimento rimane molto più fluido e non ci appesantisce poi appunto durante la guida. Oltretutto le ruote pivotanti le possiamo andare a bloccare con la levetta rossa che abbiamo lì, quindi tramite quella levetta rossa, abbassandola, la ruota rimane dritta e ci permette poi di proseguire un'andatura appunto dritta se fossimo in un rettilineo. La trazione delle ruote è in una scatola di alluminio con ingranaggi in bronzo. Altezza di taglio che si può regolare in 5 diverse posizioni, posteriore e anteriore, che va da 20 a 70 mm. Peso del rasaerba 48 kg. Le stegole
sono in tubolare molto resistente. Abbiamo la leva sulla sinistra della stegola che ci permette appunto di regolare la velocità di andamento in base poi anche agli ostacoli che abbiamo davanti. Eccola qua la lama grinder brevettata che ci permette un mulching più ottimale. Qua il cono di protezione della scocca. Adesso non ci resta che andare a provarlo. Altra cosa, prima di provare il grinder ho attaccato l'impianto di irrigazione, quindi l'erba è molto bagnata, l'ho attaccato per circa 30 minuti, quindi andiamo già a lavorare in una situazione un po' difficile, ad esempio la mattina quando andiamo a lavorare su tappeti bagnati, umidi dalla rugiada. Quindi vediamo come lavora questa macchina qua, già partendo diciamo con condizioni un po' difficili. Allora, eccoci qua, prova superata. Quindi, come vi avevo detto, ho rasato il prato bagnato perché ho aperto l'impianto di irrigazione, quindi diciamo che ci trovavamo già in una situazione difficile. Sfido a venire qua e controllare se ci sono residui di sfalcio nel tappeto erboso. Non c'è niente,
questa macchina è fenomenale, sono veramente meravigliato. Nonostante macchine mulching ne abbia provato diverse, veramente eccezionale, non c'è nessun residuo di taglio sul tappeto erboso. Adesso prendo l'altra videocamera e andiamo a vedere anche la situazione del tappeto erboso. Allora, questo è il prato appena tagliato col grinder zero. Guardate, non c'è assolutamente residuo di taglio. Il prato è perfetto. Perfetto, non c'è nessun residuo di taglio nonostante l'erba sia bagnatissima. Vedete anche questo pezzo all'ombra. L'erba è bagnata, non c'è niente, non c'è nessun clipping da taglio, chiamato così anche nei campi da golf, ossia residui di taglio che rimangono al mattino presto, anche quei tagli liquidali ad esempio, rimangono proprio impastati nel tappeto erboso. Guardate. Quindi sono contento che Marina System abbia messo sul mercato questo grinder zero, perché è una cosa impressionante. Come già vi dicevo in altri video, è difficile trovare rese erba che facciano un ottimo mulching, e questo ne è la prova, perché lavora veramente bene. Oltretutto, con le ruote pivotanti, come avete visto, riesco a muovermi benissimo e a superare tutti gli ostacoli che ci sono. Ma non mancheranno altri video e lo proverò anche in condizioni più estreme. Soprattutto voglio fare una sfida con un altro raserba mulching che ho e vedere le differenze, magari anche col fogliame. Per ora è tutto, mi raccomando, state connessi perché presto ci saranno nuovi video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando attivate la campanella per le notifiche. Qua sotto in descrizione vi metto tutte le caratteristiche tecniche di questo rasaerba. Vi ricordo poi pagina Facebook e Instagram, Greenhouse Italia. Ciao e vi aspetto con un prossimo video.